Io sono, si può dire, in una triplice veste qua. Da cittadino stefanese sono immensamente orgoglioso dell'apertura della sede stefanese di Archeoclub d'Italia. Poi come giovane, perché io ho 27 anni, quindi per molti ragazzi della mia età Archeoclub d'Italia a Santo Stefano di Camastra può rappresentare uno sbocco anche professionale in futuro. E in terzo luogo, come ha detto, ai lavori, perché in qualità di dottore in beni culturali e archeologici, la presenza di Archeoclub d'Italia qui a Santo Stefano di Camastra realizza un sogno che credo abbia pervaso la mente di molte persone, la mia soprattutto, e oggi si avvera quasi un sogno, perché poter fare archeologia a Santo Stefano di Camastra per me rappresenta veramente la realizzazione di un sogno. Io sono stato coinvolto da delle persone che poi sono i veri promotori dell'Archeoclub d'Italia per la sede di Santo Stefano di Camastra, che annovera veramente una ventina di soci di estrazione sociale, di formazione, di cultura, anche di interessi diversi e svariati. Il vero artefice dell'Archeoclub di Santo Stefano è il signor Sebastiano Boscia, che, come viene definito da noi, è l'Indiana Jones locale. Poi il presidente Pippo Pezzino ha l'onore, credo, di rappresentare tutti quanti in qualità di presidente, ma all'interno di Archeoclub Santo Stefano abbiamo tutti lo stesso onere e lo stesso onore, quindi è una battaglia bella perché si parla di cultura, quindi qualcosa che dovrebbe inorgoglire tutti, una battaglia che combatteremo tutti assieme. Io confesso di essere cresciuto con una sorta di complesso di inferiorità archeologica e di conseguenza culturale rispetto a realtà del territorio che potevano vantare origini più antiche e di conseguenza più nobili, cito solo per fare degli esempi Tusa, Mistretto, Caronia, mentre Santo Stefano di Camastra ha sempre legato la propria nascita e la propria identità ad un evento disastroso quale la frana del 1682 che ha costretto i vecchi abitanti a cambiare sito. E in questo sito i nuovi stefanesi hanno da sempre legato la propria identità alla produzione artigianale ceramica. Tutto questo è molto bello e molto toccante, però solamente 326 anni di vita per un centro come Santo Stefano mi sono sempre sembrati troppo pochi. Questi rinvenimenti archeologici, tra l'altro di epoche diverse, una di epoca romana e uno di epoca greca e di orizzonte anche culturale diverso, rappresentano la testimonianza concreta che a Santo Stefano di Camastra, già nel VI secolo a.C., c'erano delle persone che coltivavano questa terra, solcavano questo mare e respiravano quest'aria. Quindi abbiamo sotto i piedi le tracce di questa civiltà. Adesso sta a noi non calpestarle, ma seguirle passo passo. E la tipologia dei reperti è di duplice natura, come dicevo. In ordine cronologico è stato prima rinvenuto in Contrada Vocante, quindi vicino anche al territorio di Mistretta, un pavimento musivo, quindi un mosaico composto da tessere di colore bianco e nero che si può datare all'epoca romana, tardo imperiale romana, quindi secondo o terzo secolo d.C., ma non è casuale la presenza di una villa perché di questo si tratta in questo luogo che è sempre stato importante per la viabilità e per lo sfruttamento del territorio. Invece dei reperti ceramici, quindi quasi a manifestare una continuità anche di produzione nel territorio di Santo Stefano di Camastra, si ricollegano all'ambito greco o anzi addirittura pre-greco, a testimonianza del fatto che quest'area, come ripeto, molto strategica, era già frequentata nel VI secolo a.C. da genti indigeni, i cosiddetti siculi, che nel corso del tempo vennero in contatto con i greci che dalla madrepatria cominciavano a colonizzare le coste della Sicilia. Quindi c'è una continuità di vita, oramai lo possiamo dire, dal VI secolo a.C. fino ai giorni nostri. Quali saranno adesso le prossime iniziative dell'Archeoclub qui a Santo Stefano di Camastra? Le iniziative
Saranno tante. Come detto, abbiamo la pretesa di fare cultura a Santo Stefano e dintorni, quindi la cultura si manifesta con diverse iniziative. Verranno fatti già nei prossimi mesi diversi convegni tematici che toccheranno i punti cruciali della identità stefanese, quindi la storia, l'arte, l'archeologia, la produzione ceramica, ma anche il paesaggio. A proposito di paesaggio, verrà fatta anche una mostra con delle fotografie particolari scattate dall'alto per mezzo di aeromobili leggeri. Poi verranno fatte diverse iniziative nelle scuole, perché questo è una delle mission principali di Archeoclub d'Italia, che è accreditato come ente formatore presso il Ministero della Pubblica Istruzione, quindi andare a fare didattica nelle scuole tanto ai ragazzi, in modo che poi ritornando a casa possano parlare alle rispettive famiglie di appartenenza della storia, dell'arte, dell'archeologia, del paesaggio di Santo Stefano di Camastra. E poi in estate soprattutto verrà fatta l'iniziativa riguardante le chiese aperte, tanto per i turisti che vengono da fuori, quanto soprattutto per gli stefanesi che forse non ricordano più la bellezza e l'importanza di certi edifici religiosi che sorgono a Santo Stefano di Camastra. E in ultimo, naturalmente, l'Archeoclub d'Italia è innanzitutto archeologia.